Se ti piacciono, se apprezzi i contenuti che pubblico online, siano video, podcast, se ti piace il lavoro che faccio e sei un iscritto ad Amazon Prime, sì sì, quello che ti permette di avere le consegne gratuite senza pagare nulla, che ti permette di accedere a Prime Video e di avere altri benefici, sappi che puoi sostenere il mio lavoro economicamente, quindi contribuire personalmente senza spendere neanche un euro in più. Infatti quello che molti non sanno è che quando Amazon ha acquistato Twitch, la piattaforma per fare streaming, piattaforma che utilizzo personalmente per intervistare le persone, per fare delle dirette, per incontrare coloro che sono intenzionati a imparare a utilizzare il digital in maniera consapevole, a creare una propria strategia digitale, quindi quando Amazon ha comprato questa piattaforma ha voluto regalare a tutti gli iscritti ad Amazon Prime un abbonamento gratuito di Twitch Prime. La cosa bella è che tu hai a disposizione un abbonamento completamente gratuito che potrai riscuotere semplicemente collegando l'account Amazon, quello con il quale ti sei iscritto ad Amazon Prime, con l'account di Twitch. E se non ce l'hai ancora, può essere l'occasione buona per crearlo. Vediamo insieme come fare. Prima di tutto esiste una guida che ti linko sotto questo video per avere tutte le informazioni su come collegare l'account Amazon Prime all'account Twitch Prime. Io però ho voluto creare questa guida video perché tutto sia più chiaro. E così, per collegare l'account Amazon Prime all'account Twitch Prime, dopo aver fatto il login su Amazon Prime, posso andare sul link di Twitch Prime, twitch.amazon.com/prime, e cliccare su accedi. Mi verrà chiesto di fare il login su la piattaforma italiana di Amazon, quindi metti la tua email e la password che utilizzi per fare il login su Amazon. Clicco su sign in e vengo portato all'interno di Twitch. In alto a destra, ma anche davanti al tuo naso, avrai dei pulsantoni che ti dicono attiva Twitch Prime. Complimenti, ce l'hai fatta. Niente di più semplice, stiamo parlando veramente di 3 click. Una volta collegati i 2 account, sarà semplicissimo andare a abbonarti al mio canale per supportare il mio lavoro beneficiando del tuo abbonamento gratuito. Attenzione, l'abbonamento gratuito va rinnovato di mese in mese, quindi tu potrai di mese in mese scegliere: questo mese voglio supportare Giulio, quest'altro mese mi piace più il canale di Pino e voglio supportare Pino. Quindi l'abbonamento gratuito resta in tuo potere fin quando sei abbonato ad Amazon Prime. In alto a sinistra clicco su collega account Twitch, clicco su collega gli account, vengo portato alla possibilità di accedere a Twitch. In questo caso io ho un account Twitch, ma mio padre ancora non ha nessun account Twitch, quindi magari tu hai già un account, se ce l'hai verrai loggato sul tuo account, altrimenti potrai crearlo. Io creo il suo. Ecco che ho creato il mio account Twitch e che quindi posso finalmente collegare il mio account Twitch Prime a quello Amazon Prime. Clicco su conferma. Naturalmente questo passaggio, se hai già un account Twitch, non lo devi fare. Automaticamente ti potrai loggare e verrà riconosciuto il collegamento. Una volta che hai collegato i 2 canali, sarà facilissimo scegliere il canale al quale abbonarti gratuitamente con Twitch Prime. Basterà andare su Twitch. L'indirizzo diretto del mio canale è twitch.tv/GiulioGaudiano. In questo caso ancora non sono loggato, quindi aggiorniamo la pagina. Ecco che viene riconosciuto il mio account associato a Sergio. Perfetto. Basterà andare sul pulsante abbonati e cliccarlo. Ho 2 possibilità: mi posso abbonare con l'abbonamento a pagamento, 4,99€, oppure mi posso iscrivere senza costi aggiuntivi utilizzando Twitch Prime. In questo caso mi iscriverò senza costi aggiuntivi. A me non costerà assolutamente nulla e al creatore del canale porterà un beneficio economico. Ogni mese potrò ripetere questa operazione se voglio rinnovare il mio abbonamento. La cosa bella
per te, se vuoi abbonarti al mio canale Twitch, è che per esempio, come vedi qua, sono a disposizione tanti contenuti in anteprima, interviste che ho già realizzato, che usciranno tra varie settimane su Strategia Digitale, sul mio canale YouTube, e che soprattutto sono in versione completa, senza nessun taglio, disponibili subito all'interno dell'account Twitch, e addirittura puoi partecipare alle interviste che faccio direttamente live, senza nessuna pubblicità, senza nessun taglio, senza nessuna restrizione, con la possibilità di essere riconosciuto tramite la chat come un iscritto abbonato al canale. Allora ricapitoliamo: se hai un abbonamento Amazon con Amazon Prime attivato e hai un account su Twitch o vuoi crearlo, puoi accedere a tanti contenuti in più gratuitamente, avendo la consapevolezza di sostenere economicamente il mio lavoro. Ti basterà collegare il tuo account Amazon Prime con l'account Twitch Prime e poi abbonarti al mio canale, o di mese in mese rinnovare l'abbonamento o scegliere qualsiasi altro canale al quale vuoi abbonarti. L'importante è sostenere con il tuo contributo, senza spendere neanche un euro in più, i contenuti di qualità sul web. Questo è utilizzare il digital in maniera consapevole.